Dal Gazzettino del 9 maggio 1998. Prima convention italiana, Gazzettino di Mestre, degli uomini d'affari del pieno Vangelo, centinaia di businessmen per mettere d'accordo economia e religione, fratello imprenditore di Dio. Allora, non c'è molto da mettere d'accordo imprenditori e religione. Chi ruba il pane dalle mani di altre persone è perfettamente in linea col Vangelo. Chi vuole liberarsi da qualcuno che gli ruba il pane dalle mani va contro il Vangelo. Se il servo che si vuole liberare dall'oppressione del padrone va contro il Vangelo, il padrone che stupra il servo, che lo deruba, che lo bastona, è perfettamente in linea con gli insegnamenti del Vangelo. Dopodiché, se volete, ve ne do una caterba di citazioni. Se non vi siete... Cioè, il padrone che giustamente bastona il servo, nel Vangelo ne trovate di citazioni da parte del pazzo di Nazareth a centinaia. Per cui, me lo lasciamo perdere. Imprenditori pagani possono esistere? Cazzo, se possono esistere imprenditori pagani. Quando è che un imprenditore è un imprenditore pagano o può essere considerato un imprenditore pagano? E quando invece non può essere considerato un imprenditore pagano? Allora, un imprenditore può essere considerato un imprenditore pagano quando, pur facendo i soldi, pur facendo i suoi interessi, pur facendo quello che lui ritiene opportuno, ha obiettivo di alimentare e di arricchire anche il sistema sociale in cui agisce. Faccio un esempio. Agnelli costruisce automobili. Il suo obiettivo è quello di fare i soldi costruendo e vendendo automobili. Ok? Qui non ci piove niente sopra. Ora, Agnelli diventa un imprenditore cristiano quando l'unico modo che ha lui per vendere automobili è quello di abbassare il prezzo delle automobili tagliando i stipendi e i moduli di vita dei suoi operai. Questo è essere cristiani. Diventa invece un imprenditore che potrebbe essere pagano, dopo le scelte sono sue, quando arricchisce il sistema sociale in cui vive affinché molte persone abbiano le possibilità di comprare automobili. Cioè, uno arricchisce il sistema sociale per fare i propri affari, l'altro impoverisce il sistema sociale per fare i propri affari. Cioè, due moduli di essere, due moduli comportamentali possono qualificare un imprenditore pagano da un imprenditore cristiano. Cioè, l'imprenditore cristiano saccheggia la società in cui vive per fare i propri comodi, per fare i propri affari. Un imprenditore che potrebbe essere pagano arricchisce il sistema sociale in cui vive per fare i propri affari. Cioè, fa i propri affari arricchendo anche la società in cui vive, nei limiti del possibile, nei limiti delle condizioni, tutto quello che volete. Questo è un imprenditore che può essere pagano. E invece un imprenditore esclusivamente cristiano, quello che immiserisce la società in cui vive per fare i propri affari. Questa è una dicotomia che dico adesso e non ci ritorniamo più sopra. Cosa c'entra Dio con l'economia? Dice l'articolista, c'entra come, dato che l'Associazione Internazionale degli Uomini d'Affari del Pieno Vangelo ha come obiettivo quello di diffondere i principi del cristianesimo, spiega già il presidente del primo capitolo dell'organizzazione, nella vita di tutti i giorni e soprattutto nell'ambiente di lavoro. Per cui lavori se sei cristiano, in pratica, e non lavori se non sei cristiano, oppure ti spaccano il culo se non sei cristiano. Tipo l'operazione fatta dalle guardie vaticane, appunto quello che citava la radioascoltatrice che era stato ammazzato come guardia vaticana, il quale è stato ammazzato perché? È stato ammazzato perché con la sua autorità cercava di fregare uno che non faceva parte dell'Opus Dei, cioè cercava di massacrare, di punire, di perseguitare uno che non faceva parte dell'Opus Dei e gli aveva negato un'onorificenza che probabilmente gli spettava. Per questo motivo, st'altro, a un certo punto ha detto basta, l'ho ammazzato. Cioè, essere cristiani significa provocare, significa venire meno alla giustizia, significa venire meno ai diritti delle persone. Cioè, la giustizia non è più un elemento socialmente oggettivo, per cui esiste la legge ed esiste l'applicazione della legge oggettivamente uguale per tutti, ma è un elemento soggettivo, cioè io che devo applicare la legge, io che sono il tuo superiore, dico o fai quello che voglio io o tu non hai il diritto che invece avresti, per cui tu devi piegarti a me, devi fare quello che io voglio, altrimenti non hai il diritto. E questo è un elemento normale, naturale di tutti gli aderenti dell'Opus Dei, per cui anche dei fratello imprenditore di Dio. Questo è essere cristiani. Essere cristiani significa applicare le leggi, applicare le disposizioni per i propri interessi, per i propri fini. Io ho
il potere e tu devi fare quello che voglio io. Questo è l'essere cristiano. Un giorno o l'altro scriverò qualcosa a proposito delle variazioni che nel sistema mentale, nel sistema psicologico, ha inserito il codice della strada. Per esempio, uno stop. Chiunque salta uno stop è sempre in torto. Sia Agnelli, sia l'ultimo di Barboni, chi salta uno stop è sempre in torto. Ne parleremo un giorno. Pronto? Dimmi. Dimmi. Parrocan. Vai, vai. Quanto tu ignorante sei. Non so come ti fai a radio tenerti dentro. Ciao. Vabbè, vuole dire che mi metterò ad abbaiare. D'altronde, io e i cani abbiamo sempre un buon feeling. Andiamo avanti un pochettino, eh. Marito fedifrago, moglie dallo psichiatra. Il Gazzettino 0605 1998. Beh, questo qua ve lo lascio leggere a voi, eh. Ed è bellissima questa. Fa parte proprio di un modo di pensare che è proprio dei cristiani. In pratica devi sempre sottometterti. Se non sei sottomesso, vai in manicomio. Abbiamo avuto l'uso dei manicomi finché non è arrivato il nostro amico Basaglia a cambiare un pochino le relazioni. Ne hanno fatte di cotte e di crude. Beh, vediamo un pochetto sto raid satanico a Villa Tivan che c'è stato a Mestre. Cosa dice un attimino l'articolista? Allora, hanno trovato praticamente due croci, cioè la dipinta di due croci su un muro. Cioè, solo trovato due croci dipinte sul muro. Allora, il tutto è stato scoperto ieri dai carabinieri di Mestre, attenzione, avvisati dall'ex presidente del quartiere Terraglio, dove sta Villa Tivan, e attualmente consigliere a Mestre Centro, Aldo Paoletti, a sua volta avvertito dal parroco della Trinità, Don Gino Piazzon. I vandali sacrileghi avrebbero fatto queste due croci. In pratica, chiariamoci benissimo, era in corso a Mestre un convegno. Era un convegno di studio sulle sette, nello stesso identico periodo. Questi qua avevano bisogno, e io di questo ne sono convinto, al di là che poi la magistratura certe cose diverse, che loro avevano bisogno di farsi un po' di pubblicità sul Gazzettino locale e sul Gazzettino nazionale. Per cui il parroco, per me, e il parroco si è fatto due croci inverse, che tanto a lui non ne frega niente, tanto deve mettere in ginocchio la gente, sulla cappella. Dopodiché ha chiamato il suo amico Aldo Paoletti a Mestre Centro e gli dice: "Ciao, mi carabinieri, che qua che sei satanisti". Cioè, praticamente ha fatto tutto lui, e questo gli ha permesso di scrivere sul Gazzettino un articolo contro le sette, cioè di un convegno che hanno fatto, che poi tutto quello che fanno è uno scontro che c'è fra i cattolici e i testimoni di Geova. Ormai si contendono un pochino la gente fra cattolici e testimoni di Geova, e i cattolici accusano i testimoni di Geova di essere una setta, che poi sono la stessa cosa, e naturalmente mettono dentro tutto per colpire altre persone. Vabbè, questo qua è un modo di essere dei cattolici, ma io sono ignorante e andrò a scuola. Vediamo un attimino, Cosa abbiamo ancora? Dal Gazzettino del 20 maggio 1998. Attivisti dei diritti umani spiegano i metodi dello Shin Bet. La denuncia all'esame della Corte Suprema. Israele. Così i palestinesi sono torturati dai servizi israeliani. Beh, sono sempre cristiani. Il Dio è lo stesso, il monoteismo è lo stesso. E quando hanno il potere lo esercitano esattamente nello stesso modo, siano musulmani che sgozzano, sia ebrei che torturano, sia cattolici che torturano, è sempre la stessa identica cosa, è sempre lo stesso Dio, è sempre lo stesso macellaio, è sempre lo stesso delinquente davanti al quale altri delinquenti mettono in ginocchio chi chiede libertà e giustizia a qualsiasi titolo. Mentre il Pakistan si appresta a compiere un test nucleare, entro pochi giorni, il Dalai Lama appoggia l'atomica indiana. Beh, il Dalai Lama è un macellaio, è un delinquente, per cui chiaramente appoggia l'atomica indiana. Perché questo? Beh, perché è un atto di forza. Il Dalai Lama spera in una guerra fra la Cina e l'India per avere il controllo del Tibet. Ora, il Tibet è cinese, nel senso che è effettivamente territorio cinese.
Il Tibet venne fatto nazione dai colonialisti inglesi che avevano bisogno di uno stato cuscinetto. E in realtà per fare una nazione l'hanno tolto la Cina, cioè hanno fatto una guerra alla Cina, hanno tolto la Cina e lo hanno trasformato in una nazione propria in mano al Dalai Lama. Il Dalai Lama, il Papa, il rabbino di Israele, i capi religiosi musulmani non sono altro che la stessa roba. Pronto? Ciao bello. Dimmi. Senti, quella che ha risposto povero Khan, e io gli do il contraccambio in femminile, povera cagna, se no che gira, povera cagna, scusami, sai, ciao, grazie, ciao. Sì, ma non vale la pena, cioè, ormai sappiamo che i cristiani hanno questo livello di discussione, cioè, ormai è chiaro questo, cioè loro devono essere in ginocchio, devono mettere in ginocchio chiunque, devono costringere chiunque in ginocchio, per cui è ovvio che non hanno altri mezzi che usare questo. Se fosse stato 200 anni fa, probabilmente mi avrebbero messo in galera, 400 anni fa mi avrebbero messo sul rogo. Cioè, è la stessa, cioè, la ricerca di giustizia, la ricerca di libertà per i cristiani, per un cristiano è una cosa obbrobriosa, una cosa aberrante. Cioè, una cosa, cioè, la Costituzione della Repubblica Italiana ha potuto esserci in contrapposizione ai cattolici, non per i cattolici. I cattolici sono opposti alla Costituzione. Attenzione però, quando hanno fatto il concordato i cattolici con lo Stato italiano, hanno voluto ribadire ulteriormente i concetti costituzionali della libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di pratica religiosa. Cosa vuol dire questo? Se io faccio un contratto con lo Stato italiano, chiedo di ribadire quei principi per tutti, cioè la libertà per tutti è una libertà che posso esercitare io. Ma se io chiedo che nel contratto specifico vengano risottolineati quei principi, significa che il mio intendimento è quello di distruggere la Costituzione della Repubblica, di distruggere la libertà di pensiero, di distruggere la libertà di religione, però mantenermi io quel contratto specifico a parte che ho fatto con lo Stato italiano per fregare gli altri, cioè mantenere per me la libertà religiosa e toglierla agli altri. Attenzione che i cattolici sono dei serpenti, cioè bisogna sempre sottolineare tutti, infatti nel concordato c'è la ripetizione dei principi della libertà che sono espressi nella Costituzione italiana, perché quei principi sono firmati dal Vaticano e dallo Stato in maniera particolare. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Pronto. Avevo visto qua lo spago a toccare, cara, qui che si decide, Maria Santissima, e te magna. Sì, te raccomando. Va bene. Ciao. Ciao Mario. Per cui hanno ribadito quelli che sono i principi costituzionali per averli per sé. Pronto? Sì, ciao. Ciao. Scusa, volevo chiederti, sento che parli spesso del sognare, no? Sì. E volevo sapere qualcosa di più, sì, su quello che pensate voi, cioè sull'importanza, a cosa serve questo sognare, cioè nella vita di tutti i giorni, nella vita delle persone, che importanza ha il sognare? Posso chiederti una cosa? Sì, dimmi. Tu segui le mie trasmissioni? Sì, non sempre, però non ho mai... Io comunque col crogiolo dello stregone arriverò anche a dei quattro canti del mondo, arriverò a trattare anche questo, sì. Però al limite questa sera, siccome sto per chiudere la trasmissione, ho poco tempo ancora, sì. Al limite dopo aver letto il sentiero d'oro, sai che alle 19:20 ho ancora la trasmissione, sì. Se vuoi te ne parlo qualche minuto. Va bene. Va bene? D'accordo, grazie. Grazie a te, ciao. Ciao. Sì, stasera dopo il sentiero d'oro ne parlerò ancora per qualche minuto dell'arte del sognare, proprio per questa radioascoltatrice, anche se nel Crogiolo Stregone, nei quattro canti del mondo, farò non so quanti capitoli sull'arte del sognare, anche perché devo precisarla ulteriormente, cioè l'arte del sognare è l'arte attraverso la quale noi prendiamo coscienza e consapevolezza che il nostro corpo luminoso si sta svegliando e sta fondendo il proprio intento, il proprio modo di essere col nostro corpo normale, cioè con la ragione di tutti i giorni. Questo ha anche dei risvolti in psicologia, viene anche letto anche in maniera diversa, però questa è il nostro rendersi consapevole che questo avviene ed è anche un modo per espandere la nostra coscienza e la nostra consapevolezza nel mondo. Comunque stasera ne parlerò
pochino di più. Andiamo avanti, altre due notizie, vediamo un attimo ancora. Pronto? Vabbè. Andiamo avanti con altre, un altro paio di notizie. C'è una notiziola che ho lasciato, tralasciato, che è del 14 maggio 1998. Aspetta un attimo. Pronto? Fulvia. Ciao Fulvia. Ciao. Senti, io ti sto seguendo così un po' a spazio perché sì. Sto lavorando qui in casa. Niente, io volevo capire un'altra cosa di quello che tu così leggevi, se non sbaglio, in qualche giornale, gazzettino. Sì. Ho sentito così che dicevi, no? La sottomissione di sviluppamento produce anche queste cose, no? Stavi parlando di una signora, di una donna che è andata a finire in psichiatria. No, l'ho aggiunto io questo. Ah, no, volevo capire in che senso, perché... Allora, aspetta, è di un articolo, spero un attimo, passo un attimo indietro, ecco qua, è un articolo del Gazzettino del 6 maggio 1998. Sì. Il marito febbrifrago muore dallo psichiatra. E tu cosa hai detto? Quando si inginocchia hai detto no, sì, va a finire così. Sì, va a finire che si è talmente sottomessi che non si ha neanche la capacità di rivendicare i propri diritti. Okay. Sì. Questa qua praticamente è andata a lamentarsi perché il marito la tradisce, sì. E l'hanno mandata a lei a farsi una visita, insomma. No, ho capito, invece di reagire lei, esatto. È andata a farsi fare una visita. Sì, infatti il medico ha mandato a visitarsi lei, insomma. Tu intendi, perché l'educazione ci ha portati praticamente a buttare giù le cose e a fare praticamente cioè creare un stato di dipendenza. Esatto. Cioè, anziché rivendicare noi stessi, arriviamo a subire, diciamo così, altre cose. Ho capito. Sì, beh, in effetti è così. Io non finirò mai di ringraziare Basaglia, eh? Cioè, veramente, per me, non so, lo farei santo, ecco, se ci fosse dei santi pagani. Cioè, per me è importantissimo il personaggio. Ho capito. Va bene. Grazie, ciao. Perché io farei santo Basaglia. So benissimo tutti i casini sociali che sono nati, che sono sviluppati, che sono stati prodotti, perché gli adattamenti. A parte il fatto che la seconda parte della legge non è mai stata applicata, c'è stata sempre una fortissima resistenza sociale, ma al di là di questo, ricordo che ogni volta che uno di noi alterava la percezione, cercava di costruire degli adattamenti difficoltosissimi, cioè difficili, con la percezione alterata, veniva quasi sempre fatto passare per matto. Cioè, noi abbiamo riempito i manicomi per secoli. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Simonetta di Rosà. Ciao. Ciao, ribadisco che sei sempre male per quando parli per telefono. Allora, senti una cosa, riguardo agli interventi che ci sono stati oggi, no? Io credo che la maggior parte delle persone confonda l'ignoranza con la libertà di pensiero. Cioè, se vogliono attaccarti sul discorso dell'ignoranza, cioè della non conoscenza, dovrebbero citarti almeno qualcosa. Se uno non la pensa come te, non è detto che sia ignorante. Io avrei piacere che questa signora si confrontasse su cose più tangibili. Ma sai, non c'è nessun motivo, hai capito, di dire uno ignorante quando si capisce benissimo che forse l'ignorante è lei, proprio ai livelli più bassi. Io, non pensandola come te, insomma, non ti do l'ignorante, anzi tante volte citi dei scrittori, filosofi, eccetera, che io non ho neanche mai sentito parlare. Perché io trovo che alle volte ti ascolto e proprio non ti capisco, però sotto sotto mi sembra che tu trasmetta, non so se questo ti fa raddrizzare i capelli, ma il vero messaggio della cristianità, di quello che dovrebbe essere il vero messaggio cristiano. Adesso seguimi un secondo, cioè tu inciti il rispetto delle persone, la non umiliazione, non le vuoi stuprare né mentalmente né fisicamente. Deve anche prima il discorso dell'imprenditoria non deve essere a fine di lucro, ma deve creare benessere a tutti. Cioè, questo dovrebbe essere il discorso etico-morale che porta avanti il cristianesimo, no? Ah, non lo so, questa è un'idea che hanno gli uomini, non il cristianesimo. Sì, gli uomini interpretano. In teoria il cristianesimo è questo, no? Mi spiace. No, il cattolicesimo è quello che vorrebbero gli uomini. Cioè, quello che gli uomini proiettano sul cristianesimo, quello che loro vorrebbero, è un po' diversa la faccenda.
Cioè il cristianesimo... adesso non entrare... No, vabbè, vai. Perché tu ti fai i tuoi ragionamenti e le volte non ti si segue. Adesso resta terra a terra come me, no? Cioè, il vero il messaggio cristiano sarebbe quello che ti ho detto, no? Boh. Vabbè, dai. Tu lo contesti, ma in realtà tu stai incitando queste cose, quindi non vedo forse in te se quel... c'è qualcosa che non si fa capire, ecco. Va bene, d'accordo, sì. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra. Va bene. Va bene? Ok, allora, ciao, ciao. Non prendo più telefonate perché qui c'è Mario che sta aspettando. Adesso gli lascio subito il microfono. Un attimo solo di risposta. Ricordo che sono in trasmissione fra i 19 e le 20 ancora. E il problema è questo. Gli uomini vorrebbero una cosa dalla vita e questa cosa la proiettano sugli altri. Cioè, quando uno usa un aggettivo, bisogna anche andare a vedere qual è il significato dell'aggettivo. E purtroppo spesso ci si dimentica di andarglielo a chiedere e si pensa che sia quello che si vorrebbe noi che fosse. Bene, la trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19, fra le 19 e le 20, che continuiamo la trasmissione. Parlerò forse qualche attimo del sognare dopo aver letto Dal Sentiero d'Oro e vi do appuntamento per le ore 19 e le 20, sempre su Radio Gamma, su 94 FM. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19.